La fibrosi cistica è una malattia cronica rara, caratterizzata dal difetto genetico del gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica. Una persona su 25 è portatore sano e in tutto il mondo ci sono circa 2.300.000 portatori. In Italia, un bambino su 2.500-3.000 nasce affetto da fibrosi cistica e vi sono attualmente circa 6.000 persone affette da questa malattia, mentre nel mondo sono circa 100.000. La fibrosi cistica è una patologia che limita la vita delle persone che ne soffrono, ma i progressi della scienza hanno portato l'aspettativa di vita fino a circa 40 anni. Si tratta di una malattia complessa, l'apparato maggiormente colpito è quello respiratorio, ma anche altri organi come pancreas, fegato e intestino possono essere fortemente compromessi. La fibrosi cistica è una malattia monogenica autosomica recessiva del gene CFTR, dall'inglese Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. Questo gene regola il trasporto degli ioni cloruro e di sodio delle cellule mucipare, cioè che producono muco. Questa alterazione genera la secrezione di un muco molto denso, ostruendo i dotti di diversi organi. Questo gene è situato sul cromosoma 7 e può presentare moltissime mutazioni differenti. La più frequente è la F508. In base alla mutazione, i sintomi possono variare molto. Il sistema respiratorio è quello maggiormente coinvolto. La produzione di abbondanti secrezioni dense ostruisce le vie aeree fino all'ostruzione cronica. Le infezioni rappresentano una delle complicanze più comuni della malattia polmonare. Sono causate dal ristagno cronico delle secrezioni all'interno delle vie aeree, promuovendo la proliferazione di numerosi patogeni. I più comuni sono l'Haemophilus influenzae, lo Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa e il Burkholderia cepacea complex. La bronchiectasia è una dilatazione dell'albero bronchiale causata dall'infiammazione cronica delle vie aeree a causa dell'ostruzione cronica da secrezioni. Comporta la compromissione della clearance mucociliare delle vie aeree fino a portare all'insufficienza respiratoria. Le manifestazioni più tipiche sono tosse produttiva cronica, infezioni ricorrenti, dispnea, ovvero difficoltà soggettiva a respirare, emottisi, ovvero l'emissione di sangue dalle vie respiratorie, e deformità toracica. La maggior parte dei pazienti che soffre di iperreattività bronchiale nei primi anni di vita ne soffre anche nell'adolescenza e nell'età adulta ed è direttamente proporzionale alla gravità della malattia polmonare. Si manifesta tipicamente con difficoltà respiratoria ostruttiva e respiro sibilante. Questo disturbo viene trattato con farmaci broncodilatatori per ristabilire la pervietà delle vie aeree. Una delle cause più frequenti di iperreattività bronchiale è rappresentata dalla risposta immunitaria agli agenti dell'Aspergillus. L'apnea ostruttiva del sonno causa l'interruzione del passaggio di aria nelle vie respiratorie. I sintomi sono russamento per più di 3 notti a settimana, respirazione dalla bocca, tosse, sonno agitato, soffocamento nel sonno, sudorazione notturna, enuresi notturna, ovvero minzioni involontarie notturne, e parasonnie come il sonnambulismo. L'ipertensione polmonare è caratterizzata da un'elevata pressione arteriosa polmonare provocata dal restringimento del lume vascolare polmonare. È tipica della malattia cronica avanzata ed è associata a una grave compromissione polmonare. Spesso questi pazienti sono candidati al trapianto di polmoni. I segni e i sintomi di ipertensione polmonare, se presenti, sono dispnea da sforzo, fatica, sincope, cianosi, crescita ridotta, tosse, dolore al petto e insufficienza cardiaca. La saturazione indica la percentuale di emoglobina legata all'ossigeno. Se la funzionalità respiratoria non è adeguata, la saturazione subisce un decremento dei valori. La sua misurazione è un mezzo non invasivo per monitorare il corretto funzionamento polmonare delle vie aeree. Il saturimetro è lo strumento utilizzato per rilevare la saturazione e la frequenza cardiaca ed è dotato di un sensore che deve essere applicato a un dito o al lobo dell'orecchio. I valori normali di saturazione del sangue arterioso sono compresi tra il 95% e il 100%. Per i valori inferiori al 93% è solitamente indicata l'ossigenoterapia. Potrebbero verificarsi delle false desaturazioni nel caso in cui il paziente presenti vasocostrizione periferica dovuta soprattutto a basse temperature ambientali. La produzione di secrezioni mucose molto dense ha importanti effetti anche su diversi organi dell'apparato digerente, in particolare intestino, pancreas e sistema epatobiliare.
Le complicanze gastrointestinali sono causate prevalentemente dall'ostruzione dei lumi dei dotti di questi organi. La malattia da reflusso gastroesofageo è caratterizzata dalla risalita del contenuto gastrico attraverso l'esofago. La causa principale è il rilassamento dello sfintere esofageo inferiore. I sintomi tipici del reflusso gastroesofageo sono pirosi gastrica cronica e rigurgito acido. La diagnosi è clinica e considera inoltre la risposta ai farmaci antiacidi. La stipsi consiste nel rallentamento del normale transito intestinale. È molto frequente e si manifesta tipicamente con dolore addominale e flatulenza. Le cause sono la dismotilità, l'insufficienza pancreatica e la presenza di secrezioni intestinali dense. Il trattamento consiste nella somministrazione di lassativi stimolanti o osmotici con o senza elettroliti. L'ileo da meconio è un disturbo provocato dall'ostruzione intestinale dell'ileo terminale a causa del meconio eccessivamente vischioso. Circa il 10% dei neonati affetti da fibrosi cistica soffre di questo disturbo ed è tipico delle varianti genotipiche più gravi. I sintomi principali si manifestano nei primi 3 giorni di vita e sono rappresentati da distensione addominale e impedimento al passaggio del meconio, che può essere accompagnato anche da vomito. Questo disturbo si divide in 2 diverse tipologie. È complesso se sono presenti altre complicanze intestinali come perforazioni, peritonite da meconio, atresia o un volvolo. In assenza di queste complicanze viene definito semplice. Il trattamento dell'ileo da meconio consiste nella decompressione nasogastrica e la correzione idroelettrolitica. La sindrome da ostruzione intestinale distale è una condizione unica della fibrosi cistica. Si tratta di un'ostruzione acuta dell'ileo terminale e del colon prossimale da parte di materiale intestinale. La patogenesi della sindrome da ostruzione intestinale distale si basa principalmente sull'insufficienza pancreatica che induce una ridotta attività enzimatica. Il riassorbimento dei grassi influisce sul transito intestinale rallentandolo e aumentando la vischiosità delle feci. L'ostruzione può bloccare parzialmente o completamente il lume intestinale e la sede più comune di ostruzione è il tratto ileocecale. Si presenta con dolore addominale che può essere accompagnato da distensione addominale, meteorismo, anoressia e perdita di peso. Nel caso di un'ostruzione completa può presentarsi anche emesi. La diagnosi è posta se vengono rispettati 3 criteri. L'addome disteso e dolente, la presenza di una massa palpabile nel quadrante inferiore destro e il riscontro radiografico di un accumulo di feci nell'intestino tenue distale e nel colon destro. La gestione della sindrome da ostruzione intestinale distale si basa sulla correzione idroelettrolitica. L'intussuscezione è una condizione che si presenta raramente. Si verifica quando un tratto intestinale provoca un'invaginazione con il segmento intestinale immediatamente adiacente, causando un'ostruzione intestinale. Si tratta di un'emergenza addominale che, se non trattata, può portare a ischemia, necrosi intestinale, perforazione e peritonite. La diagnosi è posta con ecografia o con un clistere di contrasto che può anche essere utilizzato a scopo terapeutico. La chirurgia è necessaria qualora gli interventi terapeutici meno invasivi non siano stati efficaci o nel caso in cui il paziente manifesti segni di peritonite. L'eccessiva crescita batterica dell'intestino tenue è una condizione in cui la proliferazione batterica intestinale aumenta notevolmente. I batteri possono alterare i nutrienti in sostanze non assorbibili o tossiche. Questo disturbo provoca un danno agli enterociti, induce malassorbimento dei grassi e porta a malnutrizione. Clinicamente si manifesta con gonfiore, flatulenza, dolore addominale, diarrea acquosa, dispepsia e perdita di peso o mancato aumento di peso. Il trattamento si basa sulla somministrazione di antibiotici specifici e sulla correzione delle carenze nutrizionali. Tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica presentano disfunzione pancreatica, poiché il flusso degli enzimi attraverso i dotti pancreatici è variabilmente ridotto. La presenza di secrezioni dense ostruisce il lume pancreatico, causando insufficienza pancreatica esocrina. Questa situazione induce anche l'autolisi e la progressiva distruzione delle isole pancreatiche. L'insufficienza pancreatica rappresenta la complicanza gastrointestinale più diffusa tra i pazienti malati di fibrosi cistica. La conseguenza principale è il malassorbimento dei grassi, che può provocare steatorrea, ovvero emissione di feci grasse, malnutrizione e carenze delle vitamine liposolubili A, E, D e K. Può anche determinare deficit di crescita e malattie ossee.
La pancreatite è una condizione che si manifesta prevalentemente nella tarda adolescenza o nella prima età adulta, benché occasionalmente sia osservata come primo sintomo di fibrosi cistica. La diagnosi di pancreatite è posta quando sono riscontrabili dolore addominale, valori degli enzimi pancreatici dell'amilasi sierica e/o valori di lipasi maggiori o uguali a 3 volte i limiti superiori della norma e vi sono reperti di imaging di pancreatite acuta. In alcuni di questi pazienti la pancreatite acuta può cronicizzare, provocando un declino della funzione esocrina pancreatica. Il diabete correlato a fibrosi cistica rappresenta una complicanza molto comune e colpisce circa il 20% degli adolescenti affetti. La carenza di insulina correlata alla distruzione delle isole pancreatiche risulta essere la causa principale. Anche l'insufficienza pancreatica e il sesso femminile rappresentano dei fattori predisponenti. Se non trattato con terapia insulinica, il diabete correlato a fibrosi cistica induce il peggioramento della funzione polmonare e dello stato nutrizionale, con conseguente aumento della mortalità. Per questo motivo è raccomandato lo screening annuale tramite il test di tolleranza al glucosio orale a partire dai 10 anni di età. Il glucometro è lo strumento necessario per la misurazione della glicemia. Prima di effettuare il prelievo, le mani dell'operatore e del paziente devono essere accuratamente deterse. Dopo aver inserito la striscia reattiva nel glucometro, si procede per ottenere una goccia di sangue utilizzando il pungidito, un iniettore a scatto automatico che tramite una piccola lancetta fora la cute. Questo deve essere posizionato nella parte laterale del polpastrello. La striscia reattiva deve essere appoggiata sulla goccia di sangue, permettendo al glucometro di misurare il valore glicemico. Alla fine della procedura è necessario comprimere il polpastrello per favorire l'emostasi. La malattia epatica coinvolge quasi il 50% dei soggetti affetti da fibrosi cistica. È dovuta alla produzione di bile molto densa che ostruisce i dotti epatici e alla ridotta secrezione di mucine da parte delle ghiandole sottomucose. La steatosi epatica è la manifestazione più frequente della malattia epatica, riscontrata in più della metà dei soggetti affetti da fibrosi cistica. Si tratta di una lesione patologica caratterizzata dalla presenza di grandi e piccole vescicole di grasso, prevalentemente trigliceridi, che si accumulano all'interno degli epatociti. La cirrosi epatica colpisce circa il 10% dei pazienti. Questa grave complicanza si sviluppa solitamente a partire dall'infanzia. Generalmente i primi segni della malattia sono l'alterazione degli enzimi epatici e l'epatomegalia. Alcuni pazienti presentano anche ipertensione portale accompagnata da splenomegalia, che provoca sequestro splenico con conseguente diminuzione della conta piastrinica. Nei casi più gravi si osservano anche alti livelli di bilirubina. Questi pazienti hanno un rischio aumentato di emorragie da varici. La cirrosi può essere ben compensata per anni o anche per decenni. Nei casi in cui si raggiunga lo stato di scompenso epatico, insorgono manifestazioni tipiche come l'ascite, l'insufficienza epatica con disfunzione di sintesi, con conseguente coagulopatia e ipoalbuminemia, encefalopatia epatica, ittero ed emangiomi a ragno. La sindrome epatopolmonare è causata dalla dilatazione del letto capillare polmonare, con conseguente shunt funzionale destro e sinistro e ipossemia. Una manifestazione clinica tipica è l'ortodeossia, ovvero la riduzione della saturazione quando si assume la posizione eretta. I pazienti affetti da fibrosi cistica che soffrono di sindrome epatopolmonare sono candidabili al trapianto epatico. L'ipertensione portopolmonare è dovuta all'aumento della pressione arteriosa polmonare associata all'ipertensione portale. La diagnosi è ecografica e solitamente si ricorre al trapianto epatico. Nei casi più gravi è indicato il trapianto di fegato e di polmone. La colelitiasi colpisce circa il 10% dei pazienti e consiste nella presenza di uno o più calcoli biliari all'interno della colecisti. La causa principale è la perdita di acidi biliari nelle feci che provoca la produzione di bile eritrogenica. Può non richiedere un trattamento quando sintomatica, sebbene in alcuni casi più gravi sia necessaria la colecistectomia, ovvero l'asportazione della colecisti. I bambini e gli adolescenti con fibrosi cistica presentano frequentemente problemi di crescita correlati al malassorbimento, all'aumento del fabbisogno energetico e alla riduzione dell'appetito. L'adeguato apporto di nutrienti e il miglioramento del loro assorbimento sono cruciali per garantire il normale sviluppo e prolungare l'aspettativa di vita. L'indice di massa corporea è un indicatore ampiamente utilizzato per determinare se il paziente è sottopeso, normopeso o sovrappeso.
nel caso dei bambini con fibrosi cistica, deve essere superiore al 50° percentile e inferiore all'85°. Un indice di massa corporea compreso tra il 10° e il 50° percentile indica un rischio nutrizionale e conseguentemente anche di sviluppo. L'indice di massa corporea inferiore al 10° percentile prevede che il bambino sia sottoposto a riabilitazione nutrizionale. Per i bambini con fibrosi cistica sono raccomandate delle visite nutrizionali ogni 3 mesi. Appena viene riscontrato un rallentamento dei parametri di crescita, deve essere attuato un intervento nutrizionale mirato. La disfunzione epatica e pancreatica provoca il malassorbimento dei grassi, predisponendo a carenze delle vitamine liposolubili A, D, E e K. L'integrazione di queste vitamine è raccomandata a partire dal momento della diagnosi, anche nei neonati asintomatici e nei pazienti non affetti da insufficienza pancreatica. La vitamina D svolge un importante ruolo soprattutto per le ossa e per la funzione muscolare. La carenza di questa vitamina è comune nei pazienti con fibrosi cistica e può portare a malattia ossea. L'assunzione di integratori a base di vitamina D è raccomandata a tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica. Le dosi giornaliere raccomandate sono da 400 a 500 unità internazionali per i pazienti di età inferiore a un anno e da 800 a 1000 unità internazionali al giorno per quelli di età compresa tra un anno e 10 anni. Per quelli dai 10 anni in su, la dose raccomandata è di 800 fino a 2000 unità internazionali al giorno. La carenza di vitamina A nei pazienti con fibrosi cistica è rara. La vitamina A è importante soprattutto per la vista, la crescita e la funzione immunitaria. Questa vitamina è disponibile sotto diverse forme. La maggior parte degli integratori contiene vitamina A preformata, ovvero retinolo, acido retinoico ed estere retinilico. Ma ne sono presenti anche altri contenenti provitamina A, ovvero alfa-carotene e beta-carotene. Benché sia raccomandata l'assunzione di integratori a base di retinolo, questo integratore va somministrato con cautela perché in alcuni pazienti può causare tossicità che a lungo termine può provocare perdita di minerali nelle ossa e anomalie nel fegato. Per questo motivo sono stati formulati degli integratori che forniscono parte della vitamina A sotto forma di beta-carotene. La vitamina E ha la funzione di antiossidante sulle membrane cellulari. È disponibile sotto 8 diverse forme, la più utilizzata è l'alfa-tocoferolo acetato. I pazienti affetti da fibrosi cistica devono assumere mediamente una dose 20 volte superiore rispetto a quella raccomandata per le persone sane. Sono raccomandate le misurazioni annuali dell'alfa-tocoferolo sierico su cui si basa il dosaggio della vitamina. La vitamina K ha un ruolo fondamentale nella coagulazione e la sua carenza è coinvolta nella patogenesi della malattia ossea in soggetti affetti da fibrosi cistica. È raccomandata un'integrazione di vitamina K da 0,3 a 0,5 mg al giorno per neonati, bambini e adolescenti. Lo screening annuale è fortemente raccomandato soprattutto per i pazienti con malattie del fegato. I pazienti con fibrosi cistica hanno un rischio maggiore di andare incontro a disidratazione iponatremica, ovvero che comporta un grave abbassamento dei livelli di sodio. Il rischio è maggiore durante l'infanzia o in presenza di temperature ambientali molto alte. Questa complicanza può essere pericolosa per la vita, perciò è raccomandata l'integrazione di cloruro di sodio in base all'età del paziente e alle caratteristiche climatiche. La terapia per i pazienti affetti da fibrosi cistica è molto ampia e necessita della collaborazione di diversi professionisti sanitari. I bambini con fibrosi cistica vengono presi in cura in centri specializzati per questa patologia e sono regolarmente seguiti da medici, infermieri, dietisti, terapisti respiratori, fisioterapisti e assistenti sociali. I modulatori CFTR sono una nuova classe di farmaci che migliorano il funzionamento della proteina CFTR difettosa. Esistono moltissime mutazioni differenti di questa proteina e sono descritte dal genotipo, ovvero dal corredo genetico individuale. Questi farmaci non sono adatti a tutti i genotipi, perciò è necessario ricorrere alla genotipizzazione CFTR. Questa procedura è necessaria per conoscere il tipo di mutazione della proteina CFTR e per determinare l'idoneità alla terapia con questa categoria di farmaci. La mutazione più diffusa è la F508. Nel caso di pazienti con questa mutazione è consigliata la terapia tripla, che comprende 3 farmaci differenti, Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor. L'insorgenza di effetti collaterali è piuttosto rara e colpisce circa l'1% dei pazienti.
I disturbi più comuni sono dolore addominale, diarrea, rash, aumento della alanina aminotransferasi, dell'aspartato aminotransferasi e della creatin fosfochinasi ematica. In virtù di questi effetti avversi viene spesso raccomandato di monitorare la funzionalità epatica eseguendo specifici esami ogni 3 mesi per il primo anno e successivamente annualmente. Per la terapia per la clearance delle vie aeree sono disponibili diversi farmaci. La dinasi è un farmaco inalatorio che rende le secrezioni più fluide. È indicato per tutti i pazienti di età superiore ai 2 anni, soprattutto per i pazienti che presentano tosse cronica quotidiana o il volume espiratorio forzato in un secondo scende al di sotto del range di normalità. Questo farmaco viene solitamente somministrato una volta al giorno, può provocare congiuntiviti allergiche e rash cutanei. La soluzione salina ipertonica al 7% inalata svolge un'azione mucolitica ed è raccomandata la somministrazione a tutti i pazienti di età superiore ai 2 anni. Il salbutamolo è un broncodilatatore che si somministra per via inalatoria. È indicato per trattare il broncospasmo facilitando la respirazione. Si può assumere sia con inalatori predosati sia tramite aerosol se diluito in soluzione fisiologica. Gli effetti collaterali più comuni sono broncospasmo, tachicardia e crampi muscolari. La fisioterapia toracica è raccomandata per facilitare l'espettorazione delle secrezioni. Comprende tecniche differenti ma spesso equivalenti, per questo motivo è importante che il paziente ne sperimenti diverse per esprimere una preferenza personale. Per favorire la compliance si consiglia di proporre e di insegnare soprattutto i metodi che non prevedono l'assistenza di una seconda persona. I principali metodi utilizzati per la fisioterapia respiratoria sono: la fisioterapia toracica convenzionale consiste nel drenaggio posturale con percussione o vibrazione e richiede l'assistenza di una seconda persona. Per la terapia PEP, ovvero pressione espiratoria positiva, è necessaria la maschera PEP, che consente al paziente di espirare contro la resistenza di una pressione positiva modulabile prodotta da uno specifico dispositivo. Questo meccanismo aiuta a ristabilire la pervietà di un polmone ostruito e previene il collasso bronchiale, permettendo la corretta risalita delle secrezioni. Dopo aver eseguito un'espirazione forzata, si invita il paziente a produrre un colpo di tosse per espettorare il muco. Il ciclo attivo delle tecniche di respirazione è costituito dagli esercizi di espansione toracica, di espirazione forzata e il controllo della respirazione. Questa tecnica non prevede l'utilizzo di un dispositivo, perciò può essere autosomministrata. Il drenaggio autogeno comprende diverse tecniche di respirazione a diversi volumi polmonari e si divide in 3 fasi: sbloccare, raccogliere ed evacuare. Il fine è quello di mobilizzare, raccogliere ed espettorare le secrezioni. Questo metodo non necessita di un dispositivo e può essere autosomministrato. La tecnica con dispositivi oscillanti è attuata tramite l'utilizzo di un dispositivo che genera oscillazioni a pressione positiva, incrementando la clearance dell'espettorato. Questa tecnica è autogestita ma richiede l'utilizzo di un dispositivo. La tecnica con dispositivi percussivi meccanici e dispositivi esterni di compressione toracica ad alta frequenza prevede l'utilizzo di un dispositivo esterno, come un giubbotto, che genera delle compressioni esterne della parete toracica. Questa tecnica può essere autosomministrata. Devono essere effettuate tutte le vaccinazioni infantili e alcune sono particolarmente raccomandate. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i pazienti di età superiore ai 6 mesi, poiché l'infezione respiratoria virale è una causa frequente di esacerbazione della malattia polmonare da fibrosi cistica. Il vaccino antipneumococcico deve essere somministrato tra i primi 15 mesi di età fino ai 2 anni. Il vaccino contro il coronavirus COVID-19 deve essere somministrato a tutti i pazienti non appena risultano idonei. Tra i broncodilatatori troviamo diverse categorie di farmaci. Gli agonisti del recettore adrenergico beta-2 per via inalatoria possono essere a breve durata d'azione o a lunga durata d'azione. Sono utilizzati prevalentemente quelli a breve durata d'azione e vengono somministrati prima della fisioterapia toracica, dell'inalazione della soluzione salina ipertonica o di altri farmaci e in caso di iperreattività delle vie aeree. Questi farmaci possono causare come effetto collaterale tachicardia, tremori, mal di testa e crampi muscolari. Gli anticolinergici inalatori sono farmaci di seconda scelta. Anche in questo caso possono essere a durata d'azione breve o lunga e sono preferiti quelli a breve durata d'azione. Le terapie respiratorie vengono effettuate 2 volte al giorno seguendo un ordine preciso.
Si inizia con l'agonista beta-adrenergico a breve durata d'azione inalato, quindi soluzione salina ipertonica inalata, dinasi inalato che viene somministrato solo una volta al giorno, e a seguire fisioterapia toracica. Questi farmaci di solito non devono mai essere mescolati insieme. È raccomandato l'esercizio fisico aerobico per mobilitare le secrezioni. Non sono stati individuati esercizi specifici, ma è consigliato un programma di riabilitazione studiato da un professionista. In alcuni casi è indicato il trapianto di polmone. Solitamente viene effettuata la sostituzione di entrambi i polmoni perché altrimenti il polmone non trapiantato rappresenterebbe una fonte di infezione a causa delle secrezioni infette, mettendo in pericolo il polmone trapiantato. Il trapianto è indicato quando il volume espiratorio forzato è inferiore al 50%. La sopravvivenza mediana è di circa 9,2 anni. La terapia sostitutiva degli enzimi pancreatici rappresenta il trattamento principale della malattia pancreatica. Gli enzimi integrati sono la lipasi, l'amilasi e la proteasi. Questa categoria di farmaci è indicata per i pazienti con insufficienza pancreatica, nei casi in cui vi sia un forte sospetto clinico o qualora siano presenti evidenze di laboratorio di funzionalità pancreatica compromessa. Esistono diverse formulazioni che variano in base al dosaggio dei tre enzimi pancreatici. I pazienti devono essere monitorati e valutati dopo ogni modifica della terapia, che deve essere necessariamente personalizzata. Tra gli effetti avversi, il più comune è l'ulcerazione della mucosa orale, a causa del contatto prolungato degli enzimi con essa. È importante insegnare al bambino a deglutire velocemente il farmaco o diluirlo con del cibo nel caso di bambini più piccoli. La bocca deve essere ispezionata spesso e deve essere sciacquata con acqua o con latte. L'acido urso desossicolico è un acido biliare non tossico utilizzato prevalentemente in caso di colestasi e fegato fibrotico. Riduce il danno epatico esercitando un effetto citoprotettivo e antinfiammatorio, sostituendo gli acidi biliari tossici e aumentando la secrezione di bicarbonato. Tra gli effetti collaterali più comuni c'è il rischio di infezione del tratto urinario, perciò è importante monitorare la presenza di tracce ematiche nelle urine, indagare se è presente dolore durante la mensione, se si presenta dolore pelvico o febbre. Altri effetti indesiderati comuni sono mal di testa, vertigini, dolore articolare, stipsio, diarrea, vomito, pirosi gastrica e perdita di capelli. Le indicazioni al trapianto di fegato includono emorragia da varici non responsiva ad altri trattamenti, ascite ittero, sindrome epatopolmonare conseguente deterioramento della funzione polmonare, disfunzione epatica, ipertensione portopolmonare, malnutrizione grave non responsiva ai trattamenti. La sopravvivenza a un anno è circa dell'85%, a due anni è circa del 75%. Questi pazienti dovranno mantenere una terapia immunosoppressiva a vita. Il principale effetto collaterale di questi farmaci è la forte suscettibilità alle infezioni. Il momento di massima immunosoppressione è nel primo trimestre dopo il trapianto. Un paziente trapiantato che presenta febbre o altri segni e sintomi di infezione deve essere valutato tempestivamente, poiché anche le infezioni più comuni possono tramutarsi velocemente in sepsi. L'ipertensione è un'altra conseguenza comune, per questo motivo si raccomanda per i 6 mesi successivi al trapianto di misurare i valori pressori autonomamente a casa ogni settimana e da un operatore sanitario ogni mese. Dopo il trapianto epatico è frequente anche la dislipidemia, perciò è necessario eseguire il profilo lipidemico annuale. Due persone portatrici della mutazione del gene CFTR hanno la probabilità del 25% di avere un figlio malato. Lo screening per la fibrosi cistica viene effettuato indistintamente a tutti i neonati per individuare i soggetti malati con genitori non consapevoli di essere portatori. Nel caso di genitori consapevoli di essere portatori della mutazione, la necessità è di individuare precocemente la mutazione nel feto o di generare un embrione sano. La diagnosi genetica preimpianto permette di selezionare gli embrioni in base alle caratteristiche genetiche o cromosomiche, scegliendo quelli sani per garantire la gravidanza di un feto sano. Questo viene eseguito in un contesto di procreazione medicalmente assistita. Vengono prelevati degli spermatozoi e degli ovociti per procedere alla fecondazione in vitro, ottenendo degli embrioni che vengono sottoposti ad una indagine genetica, generalmente a 5 giorni dalla fecondazione. Viene eseguita una biopsia, prelevando poche cellule dall'embrione. Questa pratica non è dannosa per il futuro embrione, poiché le cellule prelevate sono quelle che andranno a costituire la placenta e non sono coinvolte nella costituzione del corpo fetale.
Dopo aver individuato gli embrioni malati, si procede ad impiantare nell'utero solo quelli sani. In Italia è possibile effettuare la diagnosi genetica preimpianto sia ricorrendo al Sistema Sanitario Nazionale pagando il costo del ticket, oppure rivolgendosi a strutture private. Le città che ospitano i centri che operano nel Sistema Sanitario Nazionale sono Arco, Milano, Siena e Rozzano. I centri privati sono circa 50 in tutta Italia. Thank you.